Guardate attentamente questa foto, i meccanici su questo bolide. Ora, questa automobile normalmente è un mostro di cavalli che va domato, che ruggisce, che corre veloce. In questa foto splendida, finalmente diventa un mezzo di trasporto, non solo per il pilota, ma anche per i meccanici, e si muove a 10 km all'ora col motore che comunque si fa sentire. Ebbene, è questo autosprint che ci parla della Ferrari e ci sono interviste mirabili. Finalmente parlano, qui non parla più Ferrari, parlano i meccanici, raccontano quello che hanno fatto, come lo hanno visto, ma anche le cavolate, gli errori, le scelte. Memorabile la scelta a Vallelunga sulla 312, proprio quando Ferrari va in officina e vede che hanno messo 20 kg di piombo davanti. E dice: ma come? Io spendo un sacco di soldi per comprare il titanio in Russia e voi mi mettete 20 kg. Vi risparmio il nome di quell'ingegnere, sicuramente non era Forghieri. E poi la bellissima definizione che Pino Allievi ci riporta, che a me era sfuggita. Sapete che Ferrari ha sempre scritto: il merito è 50% della macchina e 50% del pilota. Ebbene, verso la fine della sua vita ha detto: beh, insomma, il pilota è un accessorio indispensabile, non un optional, ma comunque un accessorio. E questa fotografia fotografava benissimo i nostri tempi. Un numero imperdibile. Mi ha fatto venire in mente che anch'io ho corso per la Ferrari. Eh beh, sì. E non l'ho mai raccontato, era una 275 GTB verde del presidente della XAI Serena ed eravamo al Giro d'Italia del 79 ed era bello, l'ho fatto ovviamente su strada ed è l'unica volta che sono stato fermato dai carabinieri. Mi fermano in un incrocio pieno di gente e poi tiro giù il finestrino, cosa ho fatto? Mi dicono: facci una sgommata, e io parto in sovrasterzo in mezzo alla folla. Imperdibile, bellissimo.